Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, questi sono i tre consigli per i nuovi immigrati che sono appena arrivati in Italia. Come mi avete chiesto in tanti di fare un video in italiano, perché ho fatto un video in inglese dove ho dato tre consigli per i nuovi immigrati che sono appena arrivati in Italia. Però in tanti mi avete chiesto di fare lo stesso video in italiano. Ragazzi, era semplicemente tre consigli per i nuovi immigrati che sono appena arrivati in Italia. Ragazzi, come vi ho già detto, sono consigli, non sono le cose scritte che per forza devi seguire. Però se uno segui, magari ti aiuterà in futuro. E vi chiedo di andare a seguirmi sul Facebook Official Kraka News Italy, anche sul Instagram Official Kraka News. Potete seguirmi anche su YouTube. Ragazzi, non dimenticate di mettere un bel like e condividete questo video. Allora, adesso vediamo i tre consigli per i nuovi immigrati che sono arrivati in Italia. I miei sorelli e fratelli che siete appena arrivati in Italia, ragazzi, sono tre consigli per voi. Allora, il primo è imparare la lingua italiana. Ragazzi, è molto molto fondamentale, perché prima che vai a lavorare in un posto devi capire la lingua, devi sapere come parla la lingua. Quindi tu che sei appena arrivato adesso, che non stai facendo niente, adesso che stai in comunità hai tempo per andare a scuola, quindi cercate di imparare la lingua. È molto molto importante, perché in Italia ci sono tanti scuole per stranieri. Ogni regione ha un sacco di scuole per immigrati dove possono andare a imparare la lingua, perché ci sono alcuni che dicono: io tra un anno vado nel mio paese. Ragazzi, è molto importante, anche se vai nel tuo paese tra un anno, è molto importante per imparare la lingua italiana. Ragazzi, il secondo consiglio è di avere qualche certificato. Fai la lingua, cerca di avere qualche certificato, qualche attestato, magari patente di muletto, formazione, perché in quel momento, dato che hai tempo, cerca di fare tutto. Ragazzi, imparare la lingua, cerca di avere qualche certificato almeno. Allora, la terza consiglio è pazienza. Ragazzi, avere pazienza è molto molto importante, perché ci sono alcuni quando arrivano dicono che vanno in Francia, vanno in Germania, poi alla fine tornano in Italia. Quindi inutile per andare in Germania, per andare in Francia, alla fine tornare in Italia. Stai calma, fai tutte le cose, non devi fare le cose sbagliate, non devi avere problemi con le leggi, stai tranquillo o tranquilla e man mano arriveranno tutto. Ragazzi, vi dico la verità, Italia ci vuole la pazienza, ci vuole la pazienza. È difficile per trovare uno per dirti la verità, che in Italia ci vuole pazienza. Ragazzi, con pazienza ci arriveranno tutti. Quindi questi sono i tre consigli per i miei fratelli e sorelle che sono appena arrivati in Italia. Ragazzi, come vi ho già detto prima, sono consigli, non sono le cose scritte. Ragazzi, se volete prendere un po' di punti nel questi tre consigli, vi aiuterà in futuro. Quindi era tutto qua. Cercate di seguirmi in tutti i social e commentate, condividete e mettetemi un bel like. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.